territorio del Comune di Savona, come tutti i territori liguri, è un territorio che va dalla costa, quindi da 0 metri sul livello del mare fino a circa 800 metri sul livello del mare, e quindi un territorio che, come tutti i territori liguri, è fortemente interessato da eventi meteorologici estremi. Questo è un po' il core business, è un po' il punto nodale su cui ci siamo focalizzati con il progetto ADAT, che è incentrato sulla mitigazione del rischio idrogeologico e sull'aumento della resilienza dei sistemi urbani. Attraverso questo progetto il Comune di Savona ha realizzato un profilo climatico locale, cioè un profilo che individua come il cambiamento climatico negli ultimi 20 anni è presente anche a livello locale, quindi è stato assodato con dei dati scientifici. Il profilo climatico locale è alla base di un piano di adattamento che è stato realizzato dal CNR IRPI e che individua tutta una serie di azioni che permettono la mitigazione dal rischio idrogeologico in ambito urbano. Sono azioni sia materiali che immateriali che sono state realizzate. L'azione pilota del Comune di Savona è stata realizzata presso i camminamenti pedonali dei giardini di Tempietto Boselli, zona prolungamento a mare. Perché è stata effettuata in questa zona? L'area insiste su un bacino totalmente urbanizzato, che viene drenato dalla rete delle acque bianche del Comune di Savona, e spesso quest'area è soggetta a allagamenti. Per questo motivo i camminamenti di questo giardino, che ad oggi sono impermeabili, sono stati resi drenanti, permeabili. Quindi l'acqua, una volta che precipita, viene assorbita dal terreno, quindi, e non va all'interno della rete delle acque bianche, diminuendo il rischio allagamento urbano e quindi il rischio per tutti i cittadini che abitano quest'area. Certo, non abbiamo risolto il problema, però abbiamo mitigato il rischio e abbiamo portato avanti un'azione che può essere da esempio per i futuri interventi che il Comune di Savona e i comuni limitrofi possono andare ad effettuare in questo campo.